Ciao a tutti, bentornati in questo video dedicato alle mini size. Vi faccio gli aggiornamenti. Il bello è che qualche settimana fa avevo fatto l'aggiornamento sui mini profumi e me ne è arrivato un altro, perciò vi farò l'aggiornamento futuro tra qualche mese, insomma, se mi arriverà qualcos'altro. Sappiate che quello che avete visto non è più quello perché c'è un altro membro. In questo video vi faccio vedere i rossetti, sono aumentati parecchio e non vorrei mai che adesso ne faccio uno di video, questo qui, e domani me ne arriva un altro. Solitamente funziona così a casa mia, poi dopo mi auguro di no. Allora, ne ho tanti perché comunque io colleziono soprattutto quelli di Marc Jacobs e nelle collezioni natalizie vi tirano fuori questi kit con i rossetti, di solito sono 5 e li trovate in vendita. Altrimenti comunque io li ho sempre trovati o all'interno delle riviste o me li hanno dati con qualche acquisto soprattutto da Sephora o per posta non mi sono mai arrivati, sinceramente. No, non mi sono mai arrivati per posta quando li richiedevo dai forum, dimmi cosa cerchi, campioni omaggi, sconto omaggio, omaggio mania, che comunque vi lascio nell'info box tutti questi link dei siti. Io non ci sto più dietro perché non ne ho più il tempo, ma quando non lavoravo, ero ancora una studentessa, utilizzavo tantissimo questi forum e siti per ricevere per posta i campioncini. E fatelo, insomma, tanto non spendete niente, vi arrivano a casa anche cose molto interessanti. Tra l'altro a me era arrivato un mini profumo, perciò insomma molto buona come cosa. Allora, che dire, iniziamo con due rossetti così, che questi sono quelli che mi piacciono meno, infatti non sono in bella vista. Un gloss di Sephora che tra l'altro è ancora chiuso, sigillato, e un rossetto che vi avevo messo anche nei rossetti del mese di Kat Von D. Questo è l'unico che ho ed è il Bow and Rope. Oh là là, mi è caduto anche dalle mani. Se non faccio volare le cose non sono io. Ecco, questo è l'altro. Diciamo che anche per colorazione non mi piace, quindi l'avevo portato un po' avanti. Poi uno di Givenchy trovato dentro a un kit sempre in vendita, però quando o per Natale o per altre occasioni vi mettono dei kit con il mascara struccante, c'è anche il rossetto di tanto in tanto. Ecco, di Givenchy è l'unico che ho, è questo, è qui scritto davanti, è scritto qua davanti ed è un nude salmonato. Mai utilizzato perché tendo anche qua a utilizzare solo i rossetti se ho doppioni o se non mi piacciono proprio, altrimenti li lascio lindi. Poi uno trovato all'interno di una rivista di Lancôme, tantissime di noi ce l'avranno, ed è un fucsia. Questo è molto carino, sembra un rosso, ma alla fine è un fucsia. Prende più rosso, però fidatevi, è più fucsia. E questo è il numero della linea matte, l'Absolute Rouge, il 378. Era solo presente questo all'interno della rivista quando era uscito un paio di mesi fa. È un lancio del 2017 questo. Poi un altro che ho solo lui, un mini di Kat Von D. Avevo preso un kit comprensivo di tinta labbra e mini rossetto. La tinta labbra è Mother e il rossetto è Mother, quindi ha tutte e due le colorazioni. L'avevo regalata alla mia amica Morena perché la provasse. Io ho già la full size dell'Everlasting Liquid Lipstick e invece non avevo il rossetto Studded Kiss Lipstick Rouge à Lèvres. E l'ho preso ma solo per collezione. Molto bello il colore, mi sembra un poco più scuro rispetto al rossetto liquido che ho, ma questo veramente, ragazze, non mi fida ad utilizzarlo. Non mi piace il fatto che mi rimanga questa mezza puntina fuori, però vabbè, ame. E tanto sto attenta, lo lascio chiuso ed è solo da collezione. Se sentite il casino, perdonatemi, ma è arrivato a casa mio padre. Apro questo contenitore di Marc Jacobs perché qui tengo altri rossetti che attualmente non mi ci stanno in postazione e sono racchiusi qui dentro. Allora, un Diego Dalla Palma che vi avevo già fatto vedere, che mi avevano regalato quando era venuta Giuliana di Make Up Delight a Mestre. Questo sì l'avevo utilizzato.
Assomiglia tanto ai mini rossetti di Avon quando li ricevete in omaggio, magari da qualche acquisto, se volete provarli. Questo era il numero 110 rosso rossetto della linea. Poi un mini Clinique ricevuto in omaggio facendo un acquisto da Sephora. Molti vengono da Sephora. Un rosino che utilizzerei anche. Non so se questo tenerlo nella collezione o utilizzarlo, perché mi piace molto come colore. Vedremo prossimamente. Poi, un mini rossetto ricevuto con un acquisto online fatto nel sito Sephora. Bastava mettere un codice ancora a giugno 2016 e vi davano tipo 10 o 13 mini taglie, tra cui c'era anche questo mini gloss, rossetto liquido, high color lip gloss, ok, quindi è un lucida labbra che si chiama Scandal. Questo l'avrò utilizzato una o due volte, però mi piace molto il pack, perciò non lo vado ad utilizzare. Poi un mini rossetto ricevuto con un acquisto da Sephora, sempre di Make Up Forever. Endeavor, let's make this last forever. Ok, Blink Forever Endeavor. Un rosso che io non utilizzo comunque tantissimi rossi. Questo è il pack meglio fatto secondo me, perché anche proprio come gira il prodotto mi piace molto, è molto professionale questa mini taglia, molto valido. Il numero è l'M401 della linea Artist Rouge Matte. Questo qui lo si poteva avere anche in omaggio facendo degli acquisti di Make Up Forever tempo fa, ma a me me l'hanno dato così perché avevo comprato qualcosa probabilmente, adesso non mi ricordo, ma da Sephora ormai io sono casa praticamente, come se avessi una branda lì e andassi a prendermi comunque ogni giorno qualcosina. Due mini rossetti di Dior, questi invece li ho ricevuti alle profumerie Unix facendo acquisti con loro di questo marchio. Allora, ho tutti e due Rouge Dior, il 999, un altro rosso che lo tengo così per collezione, e l'altro numero è lo 080 Red Smile, anche questo però è più aranciato. Si vede subito la differenza. Uno più aranciato e uno più rosso cupo. Il 990 si chiama. No, non può chiamarsi Ne peut être vendu, quindi non può chiamarsi, non può essere venduto. Però non c'è il nome, peccato. Mentre nell'altro sì, c'è Red Smile. Due di Dior. Poi ne ho tre di Yves Saint Laurent usciti con le riviste, che anche questi tanti di noi li abbiamo sicuramente. Erano quattro, io non ho preso il rosso perché non l'ho trovato. Non l'ho trovato perché la confezione era bastarda, se mi lasciate il termine. Avevate questa confezione di carta che vi copriva il prodotto e non potevate capire se era un rosato, un aranciato, un lilla, quello che volete. E avrò sì trovato anche doppioni che ho regalato alle mie amiche, anche spedito alcuni, ma il rosso tra tutti quelli che avevo comprato ed ero riuscita a recuperare non sono riuscita a trovarlo. Allora, ho trovato il 70 alle nude, quindi il marroncino. Questo l'avevo utilizzato una volta, poi dopo mi sono fermata perché mi piace comunque il pack in sé per sé. Questo è un pack molto plasticoso. Ho le orange, che tra l'altro avevo anche fatto un selfie per Instagram. Utilizzato molto questo, però è tanto spalafresciato, tanto evidenziatore. E poi ho il 19 Le Fucsia, ed è un bellissimo fucsia, molto molto bello. Questo è un colore che mi piace tanto sulle labbra. Anche se ho 27 anni, io me ne frego, quei fucsia mi piacciono troppo. Poi, che cos'altro mi è rimasto qui dentro? Qui dentro mi è rimasto un kit che avevo preso tempo fa di Estée Lauder e c'erano questi mini rossetti e una pochette che sto utilizzando per raccogliere tipo le tessere, fate conto perché non mi ci stanno tutte dentro il portafoglio. Allora, di Estée Lauder la linea è il Pure Color Envy, ho il 340 Envious, il rosso che a me è un po' rovinato ma non importa, una punta tanto schiacciata, però tanto non lo vado a utilizzare, lo lascio così per bellezza chiuso. Ha un bel pack che si chiude a fatica, anche questo mi piace. Poi
Poi ho il numero 130 in tones nude, un marroncino, molto piccoli, però sono coccolosi, cioè a me piacciono, non li potrei mai e poi mai utilizzare se non avessi i doppioni o se proprio non mi piacesse il colore. Però la vedo dura anche se non mi piacesse il colore, devo per forza averli doppi. 240 Tumultus Pink, un bel fucsia anche questo. Meno sparafrescato di le fucsia di Yves Saint Laurent. E poi, intanto lo mettiamo dentro tutto quanto, il 120 Desirable, o Desirable, è un rosino tanto chiaro, 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 chiaro. E perciò qui ho finito tutti i mini rossetti che avevo all'interno e mi mancano quelli di Marc Jacobs praticamente, tranne uno che vi volevo mostrare adesso, intanto metto via le cose per mettere un po' di ordine, mi sono un po' avviata. Vi voglio far vedere un mini lip gloss Sweet Peach ottenuto, fate conto, lunedì, martedì, recentemente con l'acquisto della palette dell'agenda per Natale, insomma. Quindi questo è, non lo voglio aprire, lo vorrei mettere dentro, insomma, alle pochette che ho, ha una profumazione, l'avevo già aperto solo per annusare, mi sono sporcata la punta del naso, per annusare la profumazione di pesca che è meno presente. Se volete sentire proprio un buon profumo di pesca, prendete la palette, non il lip gloss. E alla fine arrivo a farvi vedere i rossetti di Marc Jacobs. Questa è nuova di pochette della linea Le Cats, una cosa del genere, quindi gatti. E l'altra invece, siccome avevo già riempito con i prodotti, li avevo sciolti perché mi piace lasciarli in vista. E sono tutti quelli che ho. Allora, a questo punto io partirei dalla nuova, super glitterata. Mi piace molto anche la nappa qui. E direi di togliere questi per lasciarli in vista in modo tale da riempire i rossetti che non voglio attualmente lasciarli in esposizione. Poi quando avrò un'alzatina, perché me li immagino già su una bella alzatina coperti dalla chiusura di vetro, tutti là belli esposti. Io me li immagino così. Allora, li metto dentro tutti quelli che vi ho fatto vedere, così vi parlo solo quelli di Marc Jacobs. Avendo messo a posto tutto quanto, vi faccio vedere quindi i rossetti nuovi mini disponibili da novembre, comunque da questo mese, novembre 2017. Non ho quelli di MAC, ma non mi attirano neanche più di tanto. Il kit, quello natalizio che hanno fatto uscire, non so, non mi piace tanto. Allora, qui ho il numero 244 Sonic Truth, un nude. Molto carino, così alla fine posso utilizzare altri rossetti. Io ne ho anche di in full size e anche in mini size degli stessi colori. Ho 228 Infamous, molto bello. Questo un nude, molto carino. Poi di differenza rispetto a quelli grandi è che la mini confezione non è calamitata, ma è a incastro. Ho il Courant Mood 272 e credo che questo sia un colore per questa collezione, almeno se non ho altri fucsia. No, questo qui è un colore che non è disponibile in vendita, lo si trova solo per questa edizione in mini taglia. Poi ho un rosso 202 Goddess, penso sia anche l'unico rosso di Marc Jacobs, o forse ne ho un altro, ma proprio molto poco presenti, quindi si capisce perfettamente che a me non piace più di tanto il rosso. E il 230 J'adore, Christian Dior J'adore, no, è il Marc Jacobs. Questo è tanto marrone, non è un colore proprio nelle mie corde, ma tanto io li prendo solo per collezione perché mi piace avere i mini rossetti. Poi in un altro kit con una mini matita e un specchio, avevo trovato il 110 Roleplay in questa confezione marroncina, un altro nude, l'unica che ha un colore diverso, quindi anche questo l'avevo acquistato praticamente.
Poi vi volevo fare vedere il Kiss Kiss Bang Bang, che è l'unico che avevo ottenuto in omaggio facendo un acquisto di almeno 30 euro, 29 euro di Marc Jacobs. Questo l'avevo utilizzato, poi dopo avevo preso la full size, sono andata avanti con la full size. Mi piaceva tantissimo questo e trovo sia un nude molto carino. È anche un nude che vorrei ritirare fuori se non avessi altri prodotti da testare sulle labbra e che vi voglio parlare, altrimenti sarebbe il mio rossetto veramente da tutti i giorni. È una cosa che mi piace, cioè una cosa, un colore che mi piace tantissimo e che vi straconsiglio. E poi ho tutti i rossetti che erano presenti nell'altra pochette, quindi altri 5. Vi faccio vedere, quindi sono sempre dal nude al violaceo e Scandal, quindi ce l'ho doppio. No, il Courant Mood. No, non ce l'ho doppio, se no ve lo mettevo in palio. Allora, Scandal, super scuro, questo è presente in linea permanente, lo volevo sempre prendere perché io amo i colori scuri, ma poi dopo ho detto di no e avendolo in mini taglia, se proprio voglio provarlo, lo utilizzo da qui. Poi ho il Slow Burn 246, un altro nude. Qui ho la sagra dei nude su questi di Marc Jacobs, potrei veramente portarli avanti. Poi in un futuro magari li utilizzerò anche. Poi ho il numero Miss Scarlet 208, un marroncino con una punta di rossa leggera leggera, ma è più marrone. Molto particolare anche questa. E finiamo con gli ultimi due, un marrone che non mi piace tanto, 242 No Angel. Caramello. Fate conto che con questi colori ero andata in fissa nel 2012. Volevo prenderli di pupa, poi dopo mi sono fermata perché ho detto dove vado con un colore del genere. E poi dopo ho Miley 200, fa riferimento a Miley Cyrus, non lo so, però è un super rosso acceso, un po' sparaflesciato. Però ecco, questo sicuramente non andrò ad utilizzarlo perché, come vi ripeto, i rossi non fanno per me. Oh, di Marc Jacobs ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ne ho, sono tantissimi. Cioè, non mi ci stanno neanche tra le mani e qua ne ho altri. Riuscirò? Dai, finisco il video con tutti i rossetti Marc Jacobs in mano. Adesso ho rimesso dentro tutti quelli che vi ho mostrato nella prima parte e li metto in postazione queste. Sopra queste pochette mi metterò i rossetti Marc Jacobs, quelli li lascio veramente in esposizione perché mi piacciono proprio per forma. Non hanno la solita forma tonda, ma hanno questo pallino e a cilindro, è molto carina come forma. E poi mi fa molto eleganza, secondo me, un pack del genere. Ecco, io spero di avervi aiutato più che altro per capire dove li potete trovare. Sicuramente si trovano anche online, ma a fatica. Di rossetti online ho sempre trovato quelle specie di cartoline che hanno un quadratino con il pennellino che dovete praticamente mettere il rossetto col pennellino. Altrimenti, proprio mini taglie di rossetto, no, è sempre o a fronte di acquisti o li dovete comprare voi. È difficile che vi arrivino per posta. Profumi è già un po' più semplice, ma dipende che tipo di profumi, perché Bulgari l'aveva fatto per ben 2 volte nello stesso anno, poi dopo non ho più visto niente del genere. Probabilmente ce ne hanno rimesso parecchio. Però secondo me erano delle belle iniziative. Almeno gli anni scorsi vedevo tante più cose interessanti, adesso gira e rigira sempre la stessa cosa, e se si vuole prendere qualcosa bisogna o essere iscritti alla newsletter oppure cercare le riviste con gli omaggi. Ci siamo un po' arenati su bisogna avere un qualcosa prendendo qualcos'altro. Invece secondo me è giusto come fa Chanel di tanto in tanto che manda le mail selezionando le persone. Con un codice voi andate nel sito internet e richiedete questo omaggio e potete ricevere l'omaggio in questione. A me era successo con 3 mini profumi in boccetta con una confezione particolare di Le Chance, e quello io lo metto comunque in esposizione perché mi piace molto, anche se le boccette, quelle classiche a pompetta fatte così, insomma se ne trovano anche in negozio, però mi piaceva proprio la forma della confezione che li richiude. E in più avevo ricevuto anche un
come si chiama? Un Le Lift per gli occhi. Con quei codici alcune avevano ricevuto il rossetto che invece a me non mi avevano selezionato, però vabbè, insomma. Di Chanel infatti non ho niente di mini rossetti. Insomma, già non partiamo con nuove esigenze perché non serve. È già tanto quello che hai collezionato, insomma. Mi pare di avere una buona collezione sia di mini rossetti che di mini profumi e tenderei più ad ampliare quella sui profumi che quella per i rossetti, perché i rossetti già ne ho parecchi. Invece i profumi mi piacciono di più, ecco. Non so, mi fanno molto più eleganza. Poi dopo mi odierete, lo so, perché sto facendo questo video di mini taglie, non voglio essere chissà chi, non sono nessuno, io le ho comunque la maggior parte di queste comprate, perciò e anche non è conveniente perché vi conviene prenderla full size rispetto che la mini size, ve lo dico subito, perciò se volete prendere le mini taglie prendete la full size che vi conviene. Sarebbe bello più che altro riceverle a fronte di acquisti, che mi è successo, però non sempre. Mi succede perché comunque io sono tesserata gold con Sephora e il problema è che hai più riguardo rispetto a una tessera black. Insomma, sono stata tessera black anche io per secoli. Dopo sono passata, dopo un anno di acquisti da Sephora, a tessera gold e ho visto diverse differenze, insomma, per come ti trattano. Non è giusto, lo so, non so neanche come continuare il discorso perché mi metto nei vostri panni che avete o la white o la black perché ci sono stata anche io. Ci sono stata anche io non lavorando, quello mi potevo permettere da Sephora. Con il lavoro, magari investendo qualcosa ogni mese, sono riuscita poi dopo a portarmi a tessera gold, solo quello. Infatti poi dopo ho comprato tante più palette, più cose che ordini online. Perciò gira e gira, alla fine se sono arrivata a quella è perché comunque ci ho speso. Ecco, solo questo. Io vi auguro, se avete un buon lavoro e se vi piace il make-up e tutto quanto, di riuscire ad arrivare alla tessera che sono arrivata io, insomma, ma non sono l'unica in Italia ad averla, ecco. Non voglio continuare con questo discorso perché so che potrebbe esserci gente alla quale non piace sentire questi discorsi, però. Mi faccio io i miei conti in tasca, quindi so quanto posso spendere e quanto non posso spendere. Nulla di più, quindi io ho finito il video, vi ringrazio per avermi seguito, ce ne saranno altri sicuramente in futuro, anche se di mini taglie non ne ho più recuperate. Non so quanto ancora riuscirò ad aggiornare, ma quando le avrò sicuramente sarà mia intenzione continuare questa rubrica che non è inventata da me, io l'ho portata sempre avanti ed è stata ideata dalla grandissima Giulia Cova, alla quale mando un bacio. Ho rivisto di nuovo a Conegliano e sono contenta di averla salutata e vi consiglio di andare a vederla perché è un top, insomma, per tutte le indicazioni tecniche del prodotto e per qualsiasi informazione voi vogliate avere sul make-up o sulla skincare. Con questo io ho terminato il video, vi aspetto nei commenti, lasciatemi un like e supportatemi con questa tipologia di video che deve essere più fatta, più registrata, perché è bello secondo me condividere le mini taglie e capire dove si possono recuperare. E vi mando un bacione e vi ringrazio ancora per aver seguito il video. Vi saluto, ciao a tutti e alla prossima!